proposito di marketing pubblicitario, visto che la pubblicità, tra l'altro, come le Yang mi insegna, è l'anima del commercio, e mi pare che la Regione Calabria di pubblicità ne fa tanto di solito, però insomma la dovrebbe fare al momento giusto e nel posto giusto. Mi faccia passare questa piacevole, sempre costruttiva provocazione, caro assessore Guagliani. Lei si riferisce a qualcosa in particolare? No, no, a qualcosa in generale, poi noi particolari magari ci andremo da qui a breve. No, ma la Calabria, vedete, si è parlato tanto di una certa pubblicità calabrese. Non lo miniamo, ovviamente. Sì, non lo mi pare che poi Alfredo Iuliano da Catanzaro, visto che il nostro pungolatore costante qualcosa, va bene, è meglio sorvolare. No, è stato già chiarito. Però vorrei fare un'avvertenza. Quella promozione Regione Calabria non è una promozione solo o esclusivamente turistica, è una promozione verso la Calabria. Per la sua complessità, per i suoi dolori e le sue gioie. Quella è una promozione che guarda all'intero sistema calabrese. Non è una promozione turistica. Cerchiamo di differenziarla, per esempio, dalla promozione ci riferiamo alla pubblicità sulla nazionale di calcio. No. La pubblicità Regione Calabria che esce nei campi di calcio. Nei campi di calcio. Quindi non è turismo calabrese, perché non è quello solo la promozione. E anche il soggetto criticato, Gattuso, quando andrà in giro lo spot, non fa una promozione al turismo. Lui fa una cosa molto più profonda. Un po' quello di dare una rappresentanza ai calabresi. Comunque anche Gattuso rappresenta il classico esempio del riscatto, dell'orgoglio quello della nostra d'accordo. Terra. No, siamo d'accordo. No, voglio dire un'altra cosa. Gattuso, quando vedrete il suo spot... Io non l'ho visto, me lo hanno descritto. Quindi però. È in base di elaborazione lo sponsor. Sta per andare. Lui si rivolge ai calabresi dicendo: guardate, o ci mettiamo in cammino o non ce la faremo. Sta a voi decidere se ci mettiamo in cammino. E quindi anche questa non è una propaganda, visto che siamo il tema turistico, ma è una pubblicità di carattere, diciamo, più corale per la Calabria. Bene. Questo vorrei dirlo a scanso di polemiche finanziarie o meno. Ma è una giusta precisazione. Vedo che la professoressa mi guarda con attenzione, ma è la prima volta che viene detto, però è così. Io direi a questo punto, chiedo scusa di dare la linea ad Alfredo Iuliano, anche perché di sport, di calcio se ne intende, vediamo qual è la sua opinione in merito. Alfredo. Gattuso l'ho conosciuto personalmente, saluto lui, saluto anche la famiglia che abita a Schiavonea, insomma. È stato anche collega di mio figlio, hanno giocato insieme anche in nazionale. Senz'altro si può affidare anche Gattuso come testimonial lo spot sulla Calabria. Io però vedrei più un precario, una serie di magari i precari della Valle Crati, senza stipendio perché i comuni non pagano, che promuovono un'altra Calabria, quella della disoccupazione, quella del precariato, quella della deficienza delle istituzioni, del lassismo, del cinismo istituzionale. Ma parlando di turismo mi occuperei soprattutto della sicurezza. Le cronache di questa estate hanno parlato di turisti malmenati in Calabria, di turisti scippati anche dai gestori di lidi balneari, di alberghi, di ristoranti, di trattoria, e su questo pare che non sia intervenuto nello IER, non sia intervenuto l'assessorato al turismo. Insomma, c'è un problema sicurezza del turismo. Per non parlare poi di parcheggiatori abusivi e istituzionali, che gli istituzionali sono altrettanto abusivi, perché il povero turista appena arriva paga il pizzo. E concludo. Penso che Guagliardi sappia che il direttore generale dell'ANAS pochi giorni fa si è espresso dicendo che Salerno-Reggio Calabria sarà consegnata a pagamento. Come faranno i turisti a pagare il tratto Salerno-Reggio Calabria, senza parlare poi del pentolarismo dei nostri lavoratori indigeni? Bene, sono tante altre questioni che Alfredo ha sollevato. Prego, assessore. No, gli atti di delinquenza comune li deve tutelare la Polizia di Stato. Non, e l'organo preposto. Non un assessore al turismo, perché non è di sua competenza. Perché casi di
isolate, sì, ma anche di criminalità, non possono essere debitate alle politiche del turismo. Noi stiamo parlando di politiche del turismo. Comunque, uno, a proposito, un'altra curiosità, approfitto per aprire un problema serio, di cui ho scritto proprio oggi sulla stampa. Io penso che anche se l'autostrada A3 fosse a tre bande, fosse totalmente gratuita da Milano a Reggio Calabria, non da... La dovremmo pagare noi. E avessimo anche l'alta velocità, io sono contrario alla devastazione ambientale per l'alta velocità che poi porta al famoso ponte. Il problema della Calabria è i tempi di percorrenza per raggiungerla, la velocizzazione dell'arrivo in Calabria. La Calabria è una regione lontana dai luoghi di collegamento internazionale, è lontana, 1100 chilometri. Da Milano in un'ora si raggiunge la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Croazia. Siamo, dico un'ora per dire due. Noi, perché il problema fondamentale è che la Calabria, per arrivare da Milano in Calabria ci vogliono 12 ore. Ecco, a proposito di potenziamento dei trasporti, Sergio, assessore, volevo, vabbè, brevemente Alfredo, noi abbiamo un servizio dalla sede di Catanzaro, ma poi volevo ricordare all'assessore Guagliardi che con la vendita di Alitalia avremo un ulteriore problema. Non so se a proposito di potenziamento dei trasporti, assessore Guagliardi, ecco, dobbiamo parlare anche dell'aeroporto internazionale della Sibariti, della messa in rete. Ne vogliamo parlare, parlare così magari ampliamo il discorso, tanto tutto questo rientra in attesa che si ripristini il collegamento. Togliamo magari qualche altra curiosità. Ecco, volevo, Sergio, il mio intervento, Sergio, di oggi. Volevo collegarmi un attimo parlando. C'è Giuliano di nuovo in collegamento. Ecco, dicevo che noi abbiamo dopo un servizio dalla sede, ma volevo ricordare all'assessore Guagliardi che con la privatizzazione scellerata di Alitalia probabilmente chiuderà anche l'aeroporto di Lamezia, saranno penalizzati soprattutto gli scali meridionali, in modo particolare quelli calabresi. Bene, convengo, vediamo... con la privatizzazione scellerata di Alitalia, convengo moltissimo, diciamo. Quindi... Qua è d'accordo con te, caro Alfredo, l'assessore Guagliardi è pienamente sul servizio, Sergio. Con il servizio. È andata male sia in valore assoluto che in termini relativi. Sintetizza così la stagione 2008 la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega al turismo Michela Vittoria Brambilla, presentando il rapporto dell'Osservatorio Nazionale. Dalla ricerca emerge che l'Italia ha perso fatturato, presenze e quota di mercato. In calo le partenze estive degli italiani. Chi è partito per meno giorni. Diminuiti anche i turisti stranieri, scesi dell'1,6%. I pernottamenti sono calati del 5,7%. La spesa è scesa di 3 punti percentuali. A frenare soprattutto il sud e le isole. Colpa, dice Brambilla, anche dell'emergenza rifiuti. Il tasso di occupazione delle strutture alberghiere ha perso il 4,5%. A rimetterci più di tutte sono state le strutture della montagna. In Italia non esiste più una politica nazionale per il turismo. Più infrastrutture e coordinamento degli enti del settore. È questa la ricetta del presidente di Unioncamere, Andrea Mondello, per migliorare il turismo in Italia.